Buongiorno ragazzi, in questo video introduciamo il concetto di funzione continua. Partiamo dalla definizione. Si dice che una funzione f definita su un dominio reale D a valori reali è una funzione continua nel punto x con 0 appartenente al dominio se vale questa condizione. Il limite per x che tende a x con 0 della funzione deve essere uguale a f di x con 0, cioè al valore della funzione effettivo nel punto x con 0 considerato. In maniera equivalente possiamo anche dire che il limite destro per x che tenda a x con 0 più di f di x sia uguale al limite sinistro, cioè il limite per x che tende a x con 0 meno. E questi due limiti devono essere ovviamente uguali al valore della funzione nel punto x con 0. Diciamo inoltre che se la funzione f è continua in ogni punto x appartenente al dominio D, la funzione è continua su tutto D e si indica in questo modo f appartenente a C0D. E questo simbolo C0 vuol dire proprio funzione continua sul dominio che viene riportato fra parentesi. La somma, il prodotto e la composizione di funzioni continue sono sempre funzioni continue. Queste sono alcune proprietà che tornano utili nel momento in cui poi si va a studiare la continuità delle funzioni negli esercizi. Partiamo proprio da un esercizio e andiamo a studiare la continuità della seguente funzione, che vedete è definita in modo particolare, cioè se x è diverso da 0, vale x per 1 meno coseno di x fratto il logaritmo di 1 più 3x quadro. Invece, se x è uguale a 0, la funzione considerata è nulla, cioè uguale a 0. La funzione è definita in questo modo perché vedete, in x uguale a 0 avrei un logaritmo di 1 al denominatore e quindi starei trovando 1, 0, che chiaramente non può essere definito quando si va a considerare una frazione. Per valutare la continuità di questa funzione nel punto x uguale a 0, dobbiamo quindi verificare la definizione che abbiamo appena introdotto e quindi andare a vedere se il limite per x che tende a 0 di x per 1 meno coseno di x fratto il logaritmo di 1 più 3x quadro è uguale a 0. Facciamo attenzione a non confondere tutti questi 0. Sto facendo il limite per x che tende a 0 perché sto valutando la funzione nel punto uguale a 0. Questo 0 invece è il valore della funzione f di 0 che ritroviamo definito in questo punto. Cerchiamo di svolgere quindi questo limite. Osserviamo subito che il limite si pone in forma indeterminata, infatti sia al numeratore che al denominatore trovo un valore nullo se sostituisco x uguale a 0 e quindi dobbiamo risolvere questa forma indeterminata 0 fratto 0. E per farlo usiamo chiaramente i limiti notevoli. Andiamo quindi a svolgere il limite. Partiamo dal numeratore, intanto inizio a riscrivere semplicemente questa x che si presenta in forma chiaramente polinomiale e andiamo a considerare il secondo fattore del numeratore, 1 meno coseno di x. Ricordandomi il limite notevole del coseno, cioè che il limite per t che tende a 0 di 1 meno cos t fratto t quadro è uguale a un mezzo, vado a bilanciare questo numeratore, moltiplicando sopra e sotto per x quadro. In questo modo posso dire che tutta questa parte del limite tende a un mezzo. Andiamo a considerare ora il denominatore, quindi il logaritmo di 1 più 3x quadro. Mi ricordo che il limite notevole è il limite per t che tende a 0 del logaritmo di 1 più t fratto t e questo limite è sempre uguale a 1. Quindi moltiplico sopra e sotto per 3x quadro e ricordo che tutta questa parte di limite dovrà tendere a 1. Cerchiamo quindi ora di concludere. Sicuramente posso semplificare questo termine x quadro che abbiamo. Osservo che questa x tende a 0 e quindi globalmente il limite fa 0, perché trovo uno 0 per un mezzo, per un 1 e un fratto 3. Essendo questo valore del limite, questo risultato 0,
proprio uguale al valore della funzione in 0, posso dire che la funzione è continua in x uguale a 0. E oltre a essere continua in x uguale a 0, lo sarà in tutti i punti del dominio. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto capire come definire in modo corretto le funzioni continue e iniziare a vedere questi esercizi, che direi sono abbastanza tipici nello studio delle funzioni continue. Continuate a seguire i video che trovate su questo canale YouTube e iscrivetevi.